ciao Polpetta. Ciao. Come stai? Bene. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi abbiamo una spettatrice speciale. Presentati, anche se ti conoscono già. Olivia. Olivia, e chi sei tu? L'assistente del mago. L'assistente del mago. Allora Olivia, e oggi faremo un gioco che dopo andremo a spiegare ai nostri amici come si fa, va bene? Ti spiego, tu sai quali sono le carte più importanti nel mazzo? No. I quattro assi sono le carte più potenti del mazzo. Sì. Quindi lo scopo sarà quello di ritrovare, e lo farai tu, all'interno di un mazzo mescolato, i quattro assi. Quindi io ti passerò così le carte, tu quando vuoi, in qualsiasi momento, tu mi dici stop! Ok. Va bene? Stop. Qua? Guarda, avresti potuto fermarti su qualsiasi carta. Però ti sei fermata proprio su questa. Adesso la lasciamo qua e ci servirà dopo, d'accordo? Sì. Però, gli assi quanti sono? Quattro. Quattro, brava. Quindi, ancora una volta, ti chiedo di dirmi stop, quando vuoi. Qua, basta. Basta? Guarda, avresti potuto fermarti su qualsiasi carta. Tu vedi assi qua? Però ti sei fermata proprio su questa, la lasciamo qua, andremo a guardare dopo. Ancora due carte. Sei pronta? Sì. Vedi che c'è un po' di polvere magica? La mia linguetta? Bene. È perché se parli bisogna dare la magia alla voce. Dimmi stop. Stop. Avresti potuto fermarti su qualsiasi carta? Vedi assi? No. Ma ti sei fermata proprio su questa. Ultima. Dimmi stop. Ancora una volta, vedi assi? No. Eppure ti sei fermata proprio su questa carta. Quindi, aspetta, magia delle magie. Avresti potuto fermarti su qualsiasi carta, però hai scelto proprio questi quattro punti. Prova a schioccare le dita. Bello! Gira. Un asso. Due assi. Tre assi. E quattro assi! Magia! Già! Vuoi fare un saluto col microfono? Ok! Ciao! Ascolta, adesso andiamo a spiegare ai nostri amici come si fa? Sì! Bene, quindi andiamo alla spiegazione. Bene ragazzi, allora passiamo dunque alla spiegazione di questo gioco. Spiego io o spieghi tu? Tu. Spiego io? Sì. Allora, ci vuole una piccola preparazione del mazzo, ovvero si prenderanno i due assi. Io prendo i due assi neri, ma indifferente, due assi, e andremo a metterli faccia in basso con un'altra carta faccia in basso subito dopo. Poi andremo a girare un'altra carta qualsiasi faccia in alto e subito dopo, appoggia qua, andremo a mettere, no, al contrario, no, faccia in alto. Sì? Ma no, faccia in alto. E anche questo. Quindi la preparazione è questa, abbiamo due assi, carta qualsiasi, sempre dorso in alto, carta qualsiasi faccia in alto, i due assi faccia in alto. A questo punto quello che chiederebbe il nostro spettatore sarà di fermarci in un qualsiasi punto, potremmo fare un dribble, possiamo fare un riffo stando attenti a non flashare le prime carte girate, quindi possiamo farlo eventualmente girando il mazzo sotto sopra, e in qualsiasi punto, guarda, tu mi dici stop. Stop. Io prenderò tutte le carte realmente nel punto in cui mi ha fermato lo spettatore, le girerò di faccia con la sua e dire, guarda, ci sono assi? No. No. Mi fermo alla prima carta che incontro di dorso, dicendo tu mi hai fermato proprio su questa carta, e l'appoggio a terra, e sarà ovviamente un asso, perché devo stare attento, quindi quando le scorro devo aprirle piano, perché subito dopo ci saranno le altre carte faccia in alto. Quindi andrò a prendere la prima carta di dorso, l'appoggio sul tappetino e tutte le carte che ho in mano le mettiamo girate di dorso sotto il mazzo. E faremo la stessa cosa per altre due volte. Tre, sono quattro assi. Dai. Quindi dimmi stop. Stop. Tutte le carte che mi restano in mano o dove mi fermo lo spettatore le giro, con le scuole dire guarda, vedi qualche asso? No. Eppure mi hai fermato proprio qui,
Prendo di nuovo tutte le carte, hai messo un po' di magia, le metto sotto. Ancora una volta, dimmi stop. Stop. Prendo tutte le carte esattamente dove mi ha tirato l'esploratore e faccio vedere che non c'è nessun asso. Prendo ancora una carta, ultima. Dimmi stop. Ma... Stop. Ma no. Dimmi stop. Stop. Non vale così. Dai, sei proprio quei spettatori cattivi. Dimmi stop. Stop. Bene, prendo tutte le carte, le giro e ancora una volta. Vedi assi? No. No. Quindi mi ritrovo a mettere adesso tutte queste sotto. Allora, dipende se un po' vogliamo far vedere il nastro o meno, perché io mi ritroverò in questa situazione dove avrò tutte le carte di dorso tranne una. Quindi o metto tutto sotto e dopo posso fare tranquillamente un nastro stando attento a non aprire queste qua. Stessa cosa vale se lo faccio sotto sopra, aprirò il nastro stando attento a non aprire le prime due, come lo faccio molto semplice, semplicemente premendo con l'indice non dal fondo del mazzo ma leggermente sopra. A questo punto, piccolo gesto magico, gira. No, no, io avevo già sbirciato. No, avevi già sbirciato? Ma non si fa. Sì. Bene, ti è piaciuto questo gioco? Sì. Lo farai anche ai tuoi amici? No. Perché? Perché no. Però guarda, Olivia, ti faccio una magia, stai attenta, basta prendere i quattro assi. Farli. Ma dove sono? Dove sono? Non so. Forse li ha mangiati Vicky? No. I quattro. Bene ragazzi, vieni qua Cicia. Allora, spero vi sia piaciuto. Come sempre dovete... Iscrivervi al canale. Lasciare un commento, mettere un like. Un like e attivare la campanellina. Batti 5 e ci vediamo al prossimo video. No, Vicky giù, mente giù Vicky. Vicky giù. No. Giù.